esempi, ad esempio Isco, che non ha trovato tanto spazio, non ha trovato continuità quest'anno, oppure Ceballos, per farvi due esempi del Real, comunque sono sempre andati in nazionale, perché Luis Enrique ritiene, un po' anche Marco Asensio, ecco, abbiamo già tre del Real, un po' in una situazione simile, che arrivano in una stagione dove non trovano continuità, si trovano all'interno di una squadra che non sta girando benissimo, però comunque continuano ad andare in nazionale. E viceversa ci sono altri esempi, altre scelte in cui Luis Enrique porta chi veramente sta giocando bene in un periodo determinato. Vi faccio l'esempio di Brais Méndez del Celta Vigo, che è stata un po' una scelta che ha stupito un po' noi tutti. Poi c'è ad esempio Íñigo Martínez, c'è qualcuno in difesa che Luis Enrique sta portando e che adesso che non c'è Piqué, magari non ci si aspettava il buon Bartra del Betis. Invece c'è... Oddio, spero di no per voi. Ci sono alcune scelte più d'autore, se vogliamo, però lui comunque cerca di mantenere un certo equilibrio, una certa gerarchia, se vogliamo, tale per cui anche se Isco, Ceballos, Asensio, come dicevo prima, non stanno giocando tanto, comunque vanno in nazionale, e poi punta su altri momenti, diciamo, picchi di forma. In quest'ultima lista per le... Oddio, correggetemi se sbaglio, sono le qualificazioni per gli europei, giusto? Sì, esatto. Ok, e questo la dice tutta sullo stato delle nazionali. Adesso, con le Faroe, tra l'altro. Per cui... Le Faroe, penso con la Svezia, avevo visto che c'erano i prezzi, diciamo, molto popolari per andare a vedere la partita al Bernabeu. E in quest'ultima lista... Faroe, Svezia, poi a settembre la Romania. Ah, ok, ok. In quest'ultima lista so che c'è Santi Cazorla, e quindi tutti un po' anche qui come vogliamo interpretare la scelta di Luis Enrique? È un premio? Corazon. Infatti è un premio, è un guarda che è uno che adesso in questo momento sta giocando meglio di tanti altri e può dare qualcosa alla nazionale, non lo so, se Borja Valero azzecca tre partite di fila all'Inter, cosa facciamo? Lo portiamo a centrocampo? Quindi ci troviamo un po' in quella situazione in cui non ci sono più così tanti intoccabili, i giovani bisogna comunque dare ancora un po' più di opportunità, se vogliamo, e non puoi smettere, per come la vede Luis Enrique, e questa è una scelta che condivido, non puoi smettere di chiamare i vari Asensio, Thiago del Bayern Monaco, Isco stesso, perché comunque sono un po' la colonna, sono un po' le colonne che, se vogliamo arrivare agli europei con un minimo di squadra, struttura, ti devi portare. Mentre ci sono altri profili che ruotano un po' di più a seconda del rendimento. Ha chiamato Jaime Mata, non so se era in questa lista o in quella precedente, che ha fatto qualche partita discreta al Getafe, ma non era mai stato chiamato in nazionale. Quindi stiamo un po' alterando queste scelte. Beh, Ale, credo che questi, cioè sui giocatori del Getafe, credo che ci sia addosso un hype della Madonna per la stagione senza senso che hanno fatto. E come quando in Italia arrivavano quarti a caso il Palermo o la Sampdoria, così immediatamente c'era il movimento di opinione per portare in nazionale Palombo piuttosto che Miccoli, questa gente qui, insomma. Credo che sia un po' qualcosa di... Sembra sia intenzionato a dare più spazio a Parejo in queste partite, da quello che stavo leggendo in questi giorni. Parejo che ha fatto un ottimo finale di stagione. A me è un calciatore che non piace particolarmente, ma ammetto che è dovuto al fatto che non lo capisco quando parla. È uno un po' macchinoso, ma non è una questione di accento, giuro. È uno che fa un po' fatica a comunicare, ecco. Quindi mi trasmette poca fiducia, ma poi sta giocando molto bene, e era stata una delle richieste di Valverde già l'anno scorso, e
la dirigenza non ha ascoltato questa sua richiesta. Gli hanno portato, per fortuna per quanto mi riguarda, Arthur, che è uno che si è preso il centrocampo del Barcellona. Ma ecco, sembra che sia intenzionato a dare spazio ai vari Parejo, Saúl, penso che Busquets rimane ancora un elemento fondamentale anche per la Spagna. E per chiudere anche con un commento tattico, Luis Enrique punta sul 4-3-3, ma secondo me la formazione che può mettere un po' in evidenza, che può valorizzare quelli che sono i giocatori che ancora adesso, pur se non giovanissimi, abbiamo in rosa, e mi riferisco ad esempio a Busquets, potrebbe essere quella di popolare di più il centro del campo, come aveva fatto ai tempi del Bosque, il mio co-quarteriale, non so come si dice, quello che è nato nello stesso quartiere. Lui aveva affiancato Xabi Alonso e Busquets. In questo momento c'è un giocatore molto interessante, Rodri, dell'Atletico, che potrebbe andare addirittura al Manchester City, si parla in questi giorni. Per me la scelta più intelligente sarebbe quella di popolare il centro del campo, mettere insieme Busquets e Rodri, ad esempio, facendo una sorta di doppio pivote, anche se questo è qualcosa che potrebbe essere molto criticato in Spagna, ma l'importante in Spagna è che come li metti, poi magari il disegnino che metti sul giornale faccia vedere che è un 4-3-3, poi magari metti Busquets punta, fa niente, l'importante è che non sembri un 4-4-2 un po' vecchio stile, ecco. Facendo giocare quindi Saúl, Thiago, Isco, Asensio, tutti quelli che hanno il piede buono, comunque diciamo che è la formula che secondo me ci può far avvicinare di più a quella che era stata la Spagna più competitiva. E davanti, dopo la stagione che ha fatto, per me dovrebbe giocare Iago Aspas. Sì, stagione decisamente spaziale. Tu, Mick, hai pareri, pensieri, opere, omissioni sulla nazionale spagnola? Ma guarda, avete detto quasi tutto, quindi cercherò di essere sintetico. Io ho guardato un po' anche all'inizio, no? Quando c'è stato questo cambio di regime, per vedere i cambiamenti che avrebbe apportato il buon Luis Enrique rispetto a quella di Lopetegui. E il sistema è quello, anche l'approccio tattico, il piano gara è lo stesso, cioè cercare di tenere il pallone, no? Dominare nel DNA ormai di questa Spagna post-cruifiana, tenere molto il pallone, dominare la partita attraverso il controllo del pallone. Qualche cambiamento l'ho visto che ha cercato di fare rispetto alla squadra alla nazionale del suo predecessore. Da una parte nella pressione, perché comunque la Spagna di Lopetegui come idea, se non sbaglio, aveva quella di pressare, sì, però una volta perso il pallone di aggredire nei soliti 5-7 secondi, cercare la riconquista immediata. Se poi questa non avveniva, la squadra ripiegava e si difendeva su linee più basse, ad altezze più basse, zone più basse di campo, ecco, volevo dire, a un'altezza inferiore di campo, mentre invece con Luis Enrique la pressione, una volta persa la palla, dura anche 15, 20, 25 secondi, quindi si cerca di tenere un ritmo più alto, che è una cosa sicuramente positiva, però quando si vanno a fare le grandi competizioni come gli europei mondiali dopo una stagione massacrante, è difficile avere proprio i giocatori in forma per tenere anche il contropressing, no? Il gegenpressing è molto, molto a lungo. Poi qualcosa di diverso mi sembra l'uso di Busquets, no? Che non è più insistentemente utilizzato a scendere fra i due centrali, ma a volte cerca di dare superiorità posizionale, quindi farsi trovare alle spalle delle punte avversarie, ovviamente lasciando ai difensori centrali il compito di impostare la manovra, perché comunque sono sufficientemente in grado di farlo, e quindi Busquets non importa farlo scendere e magari portarsi un giocatore dietro avversario che lo pressa. E poi l'ultima cosa che volevo aggiungere di quello che avete detto, secondo me un posto che
di spicco in questa nazionale potrebbe, per come gioca Luis Enrique, per come mi sembra di aver inteso anche come lui ha organizzato le squadre, appunto quando ha preso in mano la selezione dopo il disastro del mondiale, credo che Saúl possa essere anche proprio dal punto di vista fisico, della sua forza fisica che può mettere, possa essere uno, non dico un titolare fisso, ma insomma un elemento importante del triangolo di centrocampo. Ecco, queste mi sembrano le cose più evidenti. E poi è chiaro che si punterà sull'esplosione ulteriore di Isco e su qualche giocatore che poi in quest'anno che ci separa dal mondiale dovesse venire fuori dal campionato spagnolo. Ecco, io mi chiedo veramente come la nazionale spagnola possa pensare anche solo vagamente a tre giocatori differenti per formare il triangolo di centrocampo rispetto a Sergio Busquets, Koke e Saúl, senza considerare che mettendo poi eventualmente Isco a fare il finto esterno sinistro poi può entrare un giochino di scambio continuo di posizione con Koke, in cui dà l'ampiezza a volte l'interno dell'Atletico, a volte il trequartista del Real. Cioè faccio fatica a trovare dei ricambi all'altezza per questi tre giocatori qua. Uno potrebbe forse giocare proprio in Italia, che è Fabian Ruiz, e Rodri mi sembra molto bloccato da Busquets e mi sembra una squadra che possa diventare eccessivamente palleggiante nel momento in cui tu giochi col doppio pivote con Busquets. Mi ricorderebbe un po' la Spagna del 2010 di Vicente del Bosque, senza però avere i cervelli nella parte avanzata del campo, che erano invece Xavi e Iniesta. Perché se devo trovare una debolezza in questa squadra, al di là del problema atavico del centravanti, che ormai abbiamo capito che alla Spagna piace giocare esatto, senza, e comunque il miglior Morata secondo me in transizione può essere ancora un giocatore in grado di dire la sua, però mi sembra che manchi un po' di talento proprio a livello creativo sugli esterni, tolto Isco, messo appunto dalla tattica, che comunque sarebbe un adattamento. Asensio mi sembra un giocatore ancora estremamente ondivago, Oyarzabal mi sembra un giocatore di altra caratura rispetto a quella richiesta. Vero che Aspas sono anni che fa le fiamme a Vigo, però è comunque un giocatore di cui non riesco a fidarmi a cuor leggero. Non lo so, ma il Pedrito della situazione probabilmente manca anche un giocatore con quella comprensione dello spazio che è creativo, manca anche a questa Spagna probabilmente, e manca un giocatore come poteva essere l'Iniesta schierato su un fianco o l'altro dell'attacco. Non lo so, ci vedo poco. Ti chiedo una cosa allora, proprio visto che parlavi anche del centrocampo: se si giocasse l'Europeo ora, no, in quest'estate 2019, secondo te che ruolo potrebbe avere nella Spagna un giocatore come Parejo, del quale leggo ora proprio una notizia di un'ora fa che Valverde avrebbe richiesto l'acquisto di Parejo? Ancora 50 milioni. Ancora, Parejo, io in una situazione del genere lo vedo un giocatore, correggetemi se sbaglio, nel Valencia gioca in un 4-4-2 piuttosto lineare, un po' anni 90 diciamo, sì. Però riadattato nell'aggressività, nel recupero palla, quello che è la contemporaneità. È un giocatore che mi sembra che nel Valencia soprattutto presidi il centro del campo, ma vada a difendere specialmente sul proprio lato, correggimi se sbaglio Mick, perché poi il Valencia tende a portarti, no, ad attaccarlo sui lati dove sanno di essere più bravi a creare densità, a portarti via la palla, no, presidiando il centro del campo. Un giocatore con queste spiccate caratteristiche, o comunque che sono state acuite dal funzionamento di una macchina come quella del suo club, in questo momento in un 4-3-3 faccio fatica un po' a collocarlo, se non come mezzala di possesso, ma sarebbe una mezzala di possesso che Koke in confronto è di estremo possesso. Lui forse potrebbe giovare del sistema del doppio pivote, però anche lì l'altro è Busquets a questo punto per forza, e a questo punto chi butti giù tra Koke, a meno di non far fare l'esterno tattico a Koke
e far fare il trequartista di inserimento a Saúl, che pure lo sanno fare, l'hanno fatto spesso con l'Atletico, però a quel punto se metti pure Isco dall'altra parte è una squadra che boh, non lo so, sì, mi sembra un po' simmetrica. Sai che Luis Enrique non penso sia diciamo innamorato di Coque, da quando c'è lui, da quando c'è Luis Enrique penso sia stato lasciato addirittura fuori da qualche